Ci siamo, buonasera, eccoci puntualissimi alle ore 20 dentro le vostre case, un appuntamento importante, imperdibile, tanti magari si sentono sintonizzati solo in questo appuntamento, quello serale, perché nel pomeriggio giustamente la grande maggioranza di voi insomma lavora, alle ore 20 siete quasi, spero insomma, rientrati per poter seguire il vostro programma preferito, il gioco preferito, quello del lotto. Allora, andremo un po' a commentare anche la settimana passata, ma concentriamoci molto, lo faremo anche su questa, perché ancora due estrazioni, poi chiudiamo il mese di gennaio, perché sabato è già il nuovo mese febbraio, quindi sono molto importanti per i nostri esperti queste ultime estrazioni, e allora vedremo che cosa hanno pensato per voi. Lo chiediamo, ma intanto andiamo prima a salutarlo, l'esperto. Buonasera e ben ritrovato Marco, ciao. Ciao Sheila, ben ritrovato. Tutte e due le abbiamo. Allora, siete pronti? Inquietante, sentiamo. C'è questa storia che adesso vi raccontiamo, che magari pochi conoscono. Loro sono le gemelle Gibson. Una si chiama Jane e l'altra Jennifer Gibson, per l'appunto. Sono note anche come Silent Twins, dato che comunicano solo ed esclusivamente l'una con l'altra. Si muovono in perfetta sincronizzazione e, se separate, cadono in uno stato catatonico. Fin dalla tenera età dimostrano un altissimo quoziente intellettivo, ma poi, a causa di fatti vandalici, fra cui un incendio doloso, a soli 17 anni vengono prese e messe rinchiuse. Altra, se le metti vicine, non hanno niente delle gemelle, insomma, no, non stessa identica età, e tu te lo ricordi che eri anche nello stesso passeggino, no? Ci teniamo, lo sapete, quella manciata di secondi per salutarvi, ovviamente augurarvi anche buon proseguimento di serata sulla nostra rete. L'appuntamento torna ovviamente domani mattina in coppia, 9:50, sempre con Marco e la Sheila.